50 anni è una bella età per un'associazione come il Movimento Non Violento, che è stata fondata da Aldo Capitini, proprio per diffondere il pensiero e la pratica della non violenza. Direi che questi 50 anni il nostro movimento oggi li porta molto bene. Abbiamo deciso di festeggiare questo evento con un'iniziativa di 3 giorni a Verona, 20, 21, 22 gennaio al Teatro Camploi, non per fare un bilancio, non c'è questa pretesa, ma è l'idea della festa, concetto molto presente nel pensiero di Capitini. La festa è una delle espressioni della compresenza capitiniana. Faremo anche un rilancio di campagne, di proposte dopo la marcia Perugia-Assisi. Nel 50° anniversario della prima, ci siamo lasciati alla Rocca di Assisi con un impegno comune per il disarmo. Disarmo culturale, non solo, disarmo anche pratico, con una campagna per la riduzione drastica delle spese militari. Questo impegno lo rilanceremo a conclusione della festa dei 3 giorni di convegno sui 50 anni della non violenza in Italia. Sarà quindi un momento anche di lotta, di impegno, di rilancio, di programma comune per i mesi e gli anni a venire. Quindi il Movimento Non Violento guarda avanti dopo i suoi primi 50 anni. Questo è l'archivio dei documenti del Movimento Non Violento, raccolti in questi 50 anni, dal 62 al 2012. È un pezzo della storia d'Italia, è un pezzo importante della storia dell'obiezione di coscienza, dell'impegno contro il nucleare, dell'impegno ambientalista, del collegamento con tante reti e tanti movimenti che si sono mossi in questi anni in Italia per cercare di costruire un paese migliore. La sintesi è un primo bilancio di queste iniziative, cercheremo di farlo durante la festa. Si terrà a Verona nei prossimi giorni, alla quale siete tutti invitati.